Buongiorno cari fratelli, il tema di riflessione oggi lo leggiamo in Tito 2,14. Egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Bellissima notizia, per noi che brancoliamo in un mare di difficoltà che ci attanagliano e ci angosciano come sabbie mobili mortali. Con le nostre forze spesso cerchiamo di tirarci fuori dai tanti guai, ma ci accorgiamo di sprofondare sempre più nel male. La salvezza non è nelle nostre soluzioni, ma ecco che essa ci viene offerta potentemente da una mano invisibile che scende dall'alto. Siamo sorpresi della presenza di un piano di salvezza e allo stesso tempo restiamo attoniti per la sua modalità di realizzazione. Il nostro mare di guai che ci soffoca e ci uccide sono le nostre stesse iniquità, le nostre lotte fratricidi, spesso all'insegna di una nostra giustizia che occulta la vera giustizia. In questo messaggio divino di pace, la salvezza ci viene col prezzo del riscatto, pagato dal nostro stesso Creatore al posto nostro sulla croce. Ecco la via della salvezza per l'uomo: Gesù Cristo, Creatore e Salvatore, uno col Padre e con lo Spirito Santo. Non è una salvezza creata per opera meritevole umana, ma una salvezza per opera donatrice di Dio. Afferrare questa mano salvifica invisibile non è capacità umana, ma è il desiderio umano di liberazione che diventa realtà con l'aiuto di Dio. Grazie a Dio, l'uomo diventa capace, per fede nel suo Creatore, di rinunciare alle sue soluzioni salvifiche inutili e dannose. Anche la fede è un dono di Dio, donato da Dio a chi la desidera e la chiede, al costo di rinunciare a tutto quello che di suo ostacola la realizzazione della giustizia di Dio in sé. L'uomo, liberato dal suo mare di iniquità mortale, è purificato, non si dichiara più un Dio a sé, non appartenente a nessun Dio, ma riconosce e si dichiara con gratitudine di essere una nuova creatura che ha ricevuto dal suo Creatore il dono della vita due volte. Al giorno della sua creazione, la creatura uomo aveva rinnegato la vita come dono di Dio, per mettersi furtivamente ed illusoriamente in proprio. Al giorno della sua salvezza rinasce l'uomo per avere riconosciuto l'appartenenza al suo Dio ed accettato la salvezza di Dio. Di quella parte dell'umanità che ha amato la vita e la giustizia, Dio ne fa un popolo zelante in buone opere, un popolo di creature salvate in eterno, a compimento dell'opera creatrice e salvifica di un Dio santo. Storia a lieto fine, che si compirà nel prossimo giudizio universale, ove la giustizia, la libertà e la misericordia trionferanno. Sarà l'estinzione a chi estinzione chiede, la vita nella giustizia a chi vita chiede. La scelta della creatura è scelta libera del proprio destino. La risposta alla decisione libera della creatura è risposta di giustizia, di giudizio e di amore del Creatore. A Dio appartengono le lodi di riconoscenza e gratitudine delle sue creature. Al popolo di Dio appartiene il dono della beatitudine di vivere zelante in buone opere in eterno.